La macchina dei soccorsi organizzata per la sicurezza della galleria post incidente, mettiamo in conto il fatto che un incidente, un incendio può accadere e si mettono a punto tutta una serie di strategie e misure di sicurezza proprio perché sappiamo che gli incendi possono accadere. Queste misure noi le abbiamo concordate, non solo concordate ma anche approvate dal Ministero, dalla SFISA, Commissione Permanente Gallerie, e in questo momento sono immediatamente operative. Cioè in 5 minuti si arriva sul luogo dell'incendio e si, con le squadre antincendio, si fanno tutte le operazioni necessarie per lo spegnimento. Poi a seguire arrivano polizia, vigili del fuoco, scatta una macchina che già è stata organizzata e programmata. E siamo intervenuti immediatamente, dopo alcune ore già c'era una idropulitrice che lavava tutta la galleria, perché tutto il nero, la fuliggine che si era creata naturalmente creava impedimento a una verifica anche visiva dei luoghi. L'abbiamo fatto immediatamente e adesso stiamo completando tutte le operazioni di carotaggio per determinare il declassamento del calcestruzzo a causa dell'incendio, ma io ritengo che un intervento si debba dovere fare, ma almeno 1-2 settimane, perché se l'intervento si deve fare sarà del tipo, intanto, che si impegnerà circa 20-30-40 metri a cavallo della zona dove c'è stato l'incendio, nella zona in cui ci sono state le più alte temperature, e naturalmente si farà un intervento con intervento con spritz beton e con una rete di acciaio per poter consolidare e sostituire tutta la parte degradata del calcestruzzo. Quindi i tempi minimi. Naturalmente noi siamo intervenuti anche con 3 ditte che noi abbiamo con accordi quadro che sono pronto intervento, una per fare il ripristino degli impianti, perché anche le reti di comunicazione importanti sono state danneggiate e sono state ripristinate, l'illuminazione, c'è una ditta che ha fatto i primi interventi di spicconatura laddove praticamente c'erano parti pericolanti e lavoreranno su 3 turni H24, in modo tale che così faremo il più presto possibile. Purtroppo il calcestruzzo sottoposto a temperature così, a fonti di calore così elevate, 450 gradi, è chiaro che produce degli effetti molto disgreganti del calcestruzzo, che ovviamente per un certo spessore che va misurato, calcolato e va eliminato e sostituito con materiale idoneo, con interventi particolari. Questa è una cosa, quindi bisogna fugare questa cosa, la galleria e la condizione, quindi non è così. In ogni caso anche un calcestruzzo nuovo, se sottoposto a temperature di questo tipo, subisce un degrado strutturale molto importante.